Macchina in movimento, capo partenti e vede al numero 1 Chocolat, al 2 Cosmico Polare, al 3 Christopher Mag, al 4 Classic Gal, al 5 Capitan Harlock, al 6 Charlotte Griff, al 7 Carlitos Francis. Seconda fila per l'8 Boato Thor e il 9 Claudio Thor. Allineamento che si è già formato. Leggermente discosso dall'autostart Chocolat che poi rientra. Macchina che allunga. Allo stacco è veloce Classic Gal ad assumere il comando delle operazioni, con all'esterno Carlitos Francis che va ad impegnare decisamente Classic Gal. Carlitos Francis che riesce a scivolare al comando, terza posizione per Capitan Harlock, quindi via via gli altri con i primi 400 metri che vengono completati nell'ordine del 27,5 sul mio cronometro. E così Carlitos Francis al comando nei confronti di Classic Gal, quindi Capitan Harlock all'esterno, si industria Charlotte Griff, 600 in 43 scarsi per la per il battistrada Carlitos Francis che continua a condurre. Seconda pariglia per Chocolat. Si arriva così a metà gara nell'ordine del 58,6 per quel che riguarda Carlitos Francis, che è ancora leader anche sulla dritta di fronte nei confronti di Classic Gal. Capitan Harlock muove Chocolat in terza corsia, il parziale al chilometro 1,13,5 con Chocolat che viene anticipato da Classic Gal nel tentativo di risalita. Poi si fa vedere anche Boato Thor, di dentro prova a guadagnare qualcosa sia Capitan Harlock che Charlotte Griff, ma intanto davanti c'è sempre Carlitos Francis, anche all'imbocco della piegata conclusiva e dell'addirittura d'arrivo. Carlitos Francis è leader nei confronti di Classic Gal, che non si dà per vinto e ci prova ancora. Poi Chocolat, poi Boato Thor, gli ultimi metri con Chocolat, l'errore di Classic Gal, Chocolat che va su Carlitos Francis, Chocolat che nel finale viene a prevalere nei confronti del numero 8 di Boato Thor, che con buon finish viene a prendersi la seconda posizione. Intanto dobbiamo andare a rivedere per quel che riguarda il terzo posto, ma in ogni caso il ottimo finale da parte di Chocolat ed Edoardo Baldi, che vedete partiti con prudenza, poi sono riusciti nel finale a venire in progressione in mezzo alla pista e ad ottenere un brillante successo anche a media considerevole. Eccolo qua, l'1 sul traguardo al primo posto, il 4 di Classic Gal che è in rottura, poi l'8 di Boato Thor e quindi per il terzo posto il numero 2 di Cosmico Polare. Questo l'ordine di arrivo provvisorio della quarta da Capannella.